mappare il movimento pentecostale in modo da capirne le fasi dello sviluppo, le dinamiche di crescita e seguire con un'ermeneusi che tratta anche appunto in questo caso dalla mia esperienza nei dialoghi, sia nel dialogo ufficiale cattolico pentecostale che in questi che sono le gatherings in the Holy Spirit, che sono degli incontri fra leader carismatici e non denominazionali. Terzo momento è il momento dell'attualità, che però non sarà relegato solo alla fine, ma farò un po' intervallare in tutta la presentazione. E ho messo, come avete visto, un giornale, un computer aperto su un social e una tazza di caffè. Non è casuale. Diciamo che per comprendere il pentecostalismo è necessario studiare le fonti, studiare gli articoli scientifici, però in fondo per conoscerlo bisogna anche aprire un social, cliccare Christian Rock Music e vedere un concerto rock cristiano con una band di ottimi rockers che scrivono canzoni con il testo di capitolo quinto di Romani. Allora, è una parte importante anche del movimento. Quindi attualità con una metodologia che è puramente fenomenologica, però un'attualità anche perché alla fine vorrei presentarvi alcune riscoperte storiografiche del movimento pentecostale stesso. Il movimento pentecostale ha recentemente recuperato alcuni aspetti della propria storia e anche riorganizzato alcuni criteri storiografici, alcune tassonomie, criteriologie, rivoluzionando un po' anche la storiografia pentecostale. E quindi alla fine vi darò anche qualche input su quello che è i nuovi orizzonti della storiografia pentecostale. La tazza di caffè non è diciamo un addendum. Io vi invito davvero, magari anche al di là di questa sessione, a prendere un buon caffè e a cliccare in Inter e a conoscere maggiormente ciò che esiste nel panorama sul movimento pentecostale ed evangelicale. E ovviamente anche leggere un buon libro, assolutamente, l'uno non sostituisce l'altro. A questo Posso punto, disturbare un attimo? sì, prego. Allora, se voi andate sullo schermo generale a destra, c'è scritto Layout. Voi schiacciate, trovate fase, schiacciate fase, vedete in grande solo chi parla e non si vedono le altre foto, in modo tale che avete l'immagine della relatrice, ecco, così davanti a voi, senza avere tutte le faccine degli altri. Può essere utile per prestare maggiore attenzione. Layout, poi c'è scritto griglia, fase, schiacciate fase. Grazie. Grazie, Don Andrea. Perfetto. A questo punto torno un attimo, dicevo, è importante per cominciare disambiguare i due termini, cioè spesso evangelicali e pentecostali vengono presentati insieme, come se fosse un'unica realtà. Consentitemi di dire che mentre magari per, non so, i protestanti, no, possiamo dire le chiese della Riforma, ma poi abbiamo presente chi sono i luterani, chi sono gli anglicani, chi sono i riformati, i calvinisti. Forse per gli evangelicali e pentecostali non è così chiara, così evidente, così conosciuta la distinzione. È molto complessa in realtà. Per iniziare vi do proprio una prima disambiguazione fondamentale. Torno con la condivisione dello schermo. Ma scusate, non più di questo. Mi sono persa il vostro schermo. Perdonatemi. Scusate, mi sono io autochiusa lo schermo, ho fatto tutto da sola, eh. Allora, se qualcuno dalla cabina di regia ha un buon consiglio per farmi tornare alle altre opzioni, volevo semplicemente chiudere, aprire il PowerPoint e farvelo condividere. Okay, intanto voi vedete il PowerPoint? Sì. Ok, io intanto andiamo avanti con il PowerPoint, poi cercherò di recuperare la visuale di voi, ma comunque è importante che voi mi vediate. Ho involontariamente chiuso il mio schermo. Allora, questa è sempre la slide. Cominciamo con dire che evangelicali e pentecostali sono due movimenti, due network diversi.
e divergono proprio per il nucleo identitario originario. I Vangelicali sono i cristiani che nascono già intorno alla prima metà del Settecento e che si comunque trovano la loro fede, la loro identità, principalmente nel quadrilatero di Bennington. Sacra scrittura come criterio normativo e quindi biblicismo. Focus sul sacrificio redentore di Cristo, quindi crucicentrismo. Conversionismo, se io accolgo il messaggio di Cristo morto per me non posso non dare la mia vita a Lui, e quindi con una conversione radicale come quella un po' dei primi cristiani, e quindi attivismo. Un cristiano non praticante per una evangelicale è un ossimoron, diciamo, inaccettabile. Non tutti gli evangelicali riconoscono e praticano la presenza, diciamo, dell'esercizio dei doni dello spirito, dei carismi. Quindi poi, se ci sarà tempo, potremo vedere meglio le varie ondate dell'evangelicalismo, quando l'evangelicalismo si è aperto anche a riconoscere quello che viene chiamato la presenza dello spirito nella vita della Chiesa. Però diciamo che allora evangelicali sono un gruppo di cristiani che non è sovrapponibile del tutto ai pentecostali. I pentecostali sono invece quel gruppo di cristiani che, diciamo, si riconosce in quello che viene chiamato Atti 29, cioè voi sapete che gli Atti degli Apostoli hanno 28 capitoli, ma lo Spirito Santo è vivo ed opera nella comunità oggi, come nei primi tempi, con i segni prodigi, con l'effusione del battesimo dello Spirito, con i doni dello Spirito, profezia, guarigione, discernimento dello Spirito. E quindi le comunità cristiane oggi possono scrivere il 29° capitolo degli Atti. Lo scriviamo noi nella misura in cui ci apriamo all'effusione dello Spirito nella nostra vita. Quindi pentecostali ed evangelicali e avanti hanno delle convergenze, hanno un nucleo identitario diverso, hanno però delle convergenze, che questo è il motivo per cui spesso noi li associamo, in un luogo per motivo storico, perché gli evangelicali hanno avuto diversi revival, sono nati da diversi revival, anche in fondo, diciamo, il revival dello Spirito Santo che cade nel 1901 a Topeka è un revival in qualche modo, quindi ci sono delle origini storiche comuni. Vedremo tra un momento, i pentecostali trovano il loro humus per crescere proprio in alcune ondate di evangelicalismo. Quindi storicamente c'è una convergenza. Questa convergenza, vedete, questo parte delle due cerchi che si sovrappongono, è all'inizio una realtà storica, nel tempo diventa sempre più invece una realtà anche fenomenologica. Quindi abbiamo molti evangelicali e pentecostali che si ritrovano in una medesima identità, che in fondo unisce tanto il conversionismo, il crucicentrismo, l'attivismo, il biblicismo, quanto i doni dello spirito e il battesimo, l'effusione del battesimo. Allora, la porzione di cristiani che sono evangelicali e pentecostali, che vengono chiamati con diversi nomi, alla fine tornerò anche sul linguaggio, diciamo al 2021 Empowered Evangelicals o carismatici in senso generico, sono quelli che spesso vengono appunto trattati insieme e posti insieme, e di fatto ci sono delle realtà, ci sono dei gruppi in particolare, penso alla Chiesa del Regno di Dio del Brasile, che in realtà vengono classificati tanto nelle fonti evangelicali come movimento evangelicale, quanto nelle fonti pentecostali come movimento pentecostale, che rende la realtà per me molto molto interessante, no? Questo fatto che sia sempre una realtà in evoluzione. Quindi prima convergenza, la radice storica e lo sviluppo storico. Seconda convergenza, la grande espansione. Questi movimenti, che sono chiamati in generale renewalists dall'Atlas of Global Christianity del 2010, le statistiche sono tante. Io mi riferisco spesso all'Atlas of Global Christianity, che non è la più recente del 2010, ma diciamo, è spesso presa come statistica più ufficiale, ma ce ne sono molte altre, in genere David Barrett, Todd Johnson e Steve Ross sono i nomi di riferimento. Non li commento questi numeri, parlano da soli, insomma, della crescita degli evangelicali e dei pentecostali nel mondo, la proiezione, una grandissima crescita evangelicale, una proiezione per il 2030 è che saranno 718 milioni di pentecostali. Anche sulle statistiche tornerò,
perché le statistiche vanno lette, vanno scelte, vanno interpretate, ma sono statistiche. Come sapete, il famoso detto, no? Attribuito, cioè in Mark Twain, esistono le bugie, le sfacciate e le statistiche. Allora, a volte può essere vero. Io dico sempre che di fronte a delle cifre così alte, no? Anche se noi possiamo pensare che magari siano cifre non rispondenti alla realtà, insomma, ancorché noi ne abbattessimo del 30%, del 50%, abbiamo sempre un'espansione incredibilmente coinvolgente che veramente ci chiede di conoscere meglio questo mondo. Comunque, queste sono statistiche attendibili, diciamo, sono quelle storiche degli osservatori di Church Growth and Mission Metrics, quindi sono quelle che fanno la storia del cristianesimo. Allora, più avanti, quando parleremo di cifre, associerò anche qualche numero a queste immagini, ma queste, diciamo, le famose mega church o molti dei templi pentecostali arrivano ad essere riempiti così, tra l'altro da persone molto, molto giovani anche molto spesso. Quindi, un altro motivo per essere aggiornati su questi movimenti e non solo. Io non entro nella parte teologica perché appunto la vedrete, ma poi penso sempre che dietro questi numeri c'è evidentemente una teologia molto solida, una teologia della straordinarietà dello spirito, dell'ordinarietà della vita che evidentemente attira sempre di più. Adesso io avrei un collegamento, un video. È un video particolare. La Lloyd Full Gospel Church è una chiesa pentecostale che nasce come pentecostali classici, e vedremo subito chi sono, che poi si volge verso una terza ondata, neocarismatici, evangelicali. Vi mostro questo video, vedremo soltanto i primi 3 minuti, perché ovviamente non è emblematica e esemplificativa di tutte le chiese pentecostali, ma è certamente esemplificativa di quello che anche nei documenti ecumenici viene sempre più definito un nuovo modo di essere chiesa. Allora, nuovo modo di essere chiesa. Alcuni dicono, ma non esiste un nuovo modo di essere chiesa, ce n'è solo uno. Però, vedendo queste immagini, penso che non possiamo non dire che esiste però in questa cristianità un modo nuovo di porsi come testimonianza al mondo. Mando il video, ma poi dopo aprirei in pochissimi minuti, un po' insomma, prendendo la logica del quiz televisivo, i primi 10 che rispondono, i primi 10 che arrivano alla chat, se mi scrivete, magari effetto vi fa, insomma, stupore gioioso, stupore un po' preoccupato, tanto per vedere un po' un primo contatto ravvicinato. Il video è in inglese, ma si capisce. C'è proprio la storia di questa è data nel 1945 dal pastore Yogi Cho e poi si è allargata.
Un grande che parte un po' del DNA. Allora, lasciamo un attimo questo video. Questo era molto eclatante. Vi dicevo, magari se vuole qualcuno già scrivermi in chat qualche reazione, a cui però io, ahimè, per il guaio che ho combinato tecnologicamente, non avrò accesso nell'immediato, ma direi così. Se, non so se dalla cabina di regia mi sanno dire che cosa ho combinato, io potrei anche accedere adesso alla. Perché sono diventata piccolissima io, per chiudere il documento e ora vi vedo piccolissimi, non riesco a riaprire lo schermo. Vi ho visto, non si può, nelle varie parti, no. Ok, magari facciamo così, io non vorrei lasciare troppo tempo questo, cercherò di. Ok, allora. Voi scrivetemi i vostri commenti per cortesia, io appena riesco a uscire da questa mini schermata e a leggerli, magari poi prendo qualche minuto per. Ah, vi leggo però. Ah, non c'era l'audio, aia. Ok, comunque le immagini, oh, mi è arrivata la prima chat, perfetto, grazie, è molto interessante. Sì, l'audio forse non è entrato nella condivisione, comunque le immagini erano la cosa più importante. Una cosa, questo è un video emblematico. In realtà l'aspetto testimoniale delle chiese evangelicali pentecostali non è solo questo, è un aspetto testimoniale che molto spesso è anche molto personale, ma non per questo meno coinvolgente. Se voi andate in una chiesa pentecostale, molto facilmente trovate un momento aperto alla testimonianza dei fedeli che condividono la loro fede, che condividono la loro gioia per il Signore, la loro preghiera, anche diciamo, le fasi della loro crescita, della loro conversione. E in realtà è un impatto testimoniale molto forte, anche se su base personale, anzi, forse proprio perché su base personale è ancora più forte. Questa era, diciamo, per dare un'immagine un po' del pentecostalismo oggi. Andiamo avanti. E adesso invece vi chiedo di cambiare un po' come dire, lo stato d'animo, perché adesso noi entriamo in una dimensione diversa. Lasciamo i grandi numeri, lasciamo le mega churches, e lasciamo questo sviluppo e torniamo proprio alle origini, alla microstoria del pentecostalismo che è molto affascinante. Abbiamo alcuni prodromi al pentecostalismo. Ufficialmente il pentecostalismo nasce nel 1901, ma come vedremo in realtà ci sono stati anche dei revival precedenti. Però intanto cominciamo per gradi. Partiamo con l'inizio ufficiale del pentecostalismo che è il 1901, ma questo 1901 è stato preparato da alcuni movimenti che si trovano proprio nell'evangelicalismo. Io raggruppo quattro filoni che hanno proprio tessuto la culla per il pentecostalismo. Il primo filone era quello dei cosiddetti movimenti di santità, cioè all'interno del protestantesimo e dell'evangelicalismo ci nascono dei movimenti che focalizzano
l'esperienza della santità che può essere anche un'esperienza istantanea. Allora abbiamo da John Wesley, questo signore qui in alto a sinistra, che è fondatore del metodismo, abbiamo il movimento di santità che cresce, abbiamo Phoebe Palmer, che è una grande organizzatrice di incontri, Tuesday meetings, abbiamo i Campus for Holiness, che arrivavano fino a 10.000, 20.000 persone, tra l'altro persone anche, insomma, magari erano lavoratori, migranti, ex schiavi, che si riunivano in questi campus per sentire i predicatori e condividere la loro fede. Da una parte, i movimenti di santità portano l'attenzione a questa possibilità di un'esperienza di santificazione radicale, istantanea. Dall'altra parte, abbiamo i movimenti di perfezione, che appunto nella logica riformata dell'Ecclesia sempre riformanda, focalizzano invece la necessità di un grado in più, no? Siate perfetti come perfetto il Padre mio nei cieli, no? Allora, i perfezionisti portano l'accento proprio su una standard di vita molto radicale. Abbiamo le Keswick Convention a Londra e a New York. E abbiamo grandi predicatori come Dwight Moody, si stima che arrivassero fino a 30.000 le persone che ascoltavano Dwight Moody quando lui predicava, ci dicono le cronache che ha convertito fino a 1 milione di persone. Quindi movimenti di santità, movimenti di perfezione. Poi questo filone, che è il filone più, diciamo, teologico, nel senso che abbiamo alcune istituzioni, alcuni pastori che cominciano a riscoprire la presenza dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli. E alcune istituzioni come l'Oberlin College negli Stati Uniti, altri pastori cominciano a fare dei sermoni sullo Spirito Santo, cominciano a scrivere libri anche sullo Spirito Santo. Allora, ci sono di Asa Mahon, Charles Finney, abbiamo William Arthur, Charles Spurgeon. Quindi lo Spirito Santo nella Bibbia. E infine c'è un quarto filone che è un po' il dato fattuale, cioè a un certo punto ci sono dei gruppi che sperimentano dei fenomeni estatico carismatici, battesimo, dono delle lingue, danza nello spirito, in varie congregazioni. Soprattutto c'è un filone attorno a Edward Irving e Benjamin Harold Irving, che cominciano a sperimentare il battesimo nello Spirito Santo e il dono delle lingue. Allora, questi quattro filoni, santità, perfezione, riscoperta dello Spirito Santo e fenomeni estatici, interagiscono in qualche modo fino ad arrivare al 1901, dove noi abbiamo l'inizio del pentecostalismo con tre revival. Adesso, io continuo a dare, vi chiedo scusa, non torno, ma penso che voi possiate vedermi comunque se volete, no? Se voi volete staccare dalla slide e vedere me, dovreste riuscirci, giusto? Nel vostro schermo? Perché io avrei voluto alternare la slide con il viva voce, diciamo, ma in questo momento temo di fermare il PowerPoint perché non vorrei poi riuscire a non ritrovarlo più. Quindi, se voi La vediamo potete. comunque, la vediamo Perfetto, comunque. ottimo, ottimo. Allora, andiamo avanti con queste slide. E allora, il Pentecostale nasce tre revival indipendenti e collegati, nel 1901 a Topeka, nel 1906 a Los Angeles e in Europa nel 1904. Qui abbiamo nella foto, quindi parliamo della nascita proprio del pentecostalismo. E dello sviluppo, quindi di quella che viene chiamata poi la prima ondata dei pentecostali classici. Charles Parham è un pastore metodista che ha una a Topeka in Kansas, fonda prima un ritrovo, la Bethel Healing Home, che poi trasforma in una praticamente in una, in un cenacolo di studi, la Bethel Bible School. Affida ai suoi studenti una ricerca proprio sugli Atti degli Apostoli e il battesimo nello Spirito, e i suoi studenti, rileggendo gli Atti, trovano che negli Atti degli Apostoli, nelle prime comunità cristiane, c'è questa esperienza del battesimo nello Spirito che è associato al dono delle lingue.
fedeli ricevono lo Spirito Santo e cominciano a parlare in lingue. Una sera, è la notte tra il 1900, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio del 1901, alcuni storiografi dicono che forse era la notte successiva, ma comunque questo poco conta, questo gruppo di studenti prega insieme e una studentessa, Agnes Osman, parla in lingue. Anche qui alcuni dicono una lingua sconosciuta, altri dicono che probabilmente era cinese. Questo in fondo è secondario, ma è interessante per noi. Vedete come l'esperienza della preghiera, dello studio, la visione dello spirito, la preghiera e il dono delle lingue fa in sinergia, fa nascere, diciamo così, il Pentecoste con Charles Parham, uno fondatore. Charles Parham poi comincia allora a propagare questa sua predicazione sullo Spirito Santo e si trova nel 1904 a Houston. Si trova a Houston in questa una figura molto interessante. Qui a Houston, ne rimane affascinata, decide di diventare la babbinaia dei figli di Parham per seguirlo. Lei è una pastora di una congregazione afroamericana e affida la sua congregazione a un altro pastore afroamericano che è William Seymour. Le leggi razziali all'epoca non consentivano agli afroamericani di seguire le lezioni direttamente, ma diciamo sia Lucy Ferrell che dopo William Seymour, convinto da Lucy, segue queste lezioni di Charles Parham e anche William Seymour si innamora, diciamo così, di questa dottrina sullo Spirito Santo, sul battesimo dello Spirito. Di lì a poco, e lo vediamo subito, nel 1906, William Seymour diventerà il fondatore del Global Pentecostalism, cioè l'esperienza di Topeka sarà portata, diciamo, a livello poi di maggiore espansione. Qui vedete William Seymour e Julianne Moore, sua moglie. Andiamo subito a vedere gli eventi che portarono William Seymour a Los Angeles, dove c'è questo secondo grande revival. Questa è una piccola convince Lucy, diciamo così, no, fa innamorare Lucy Farrow di questa nuova dottrina sul battesimo dello spirito. Lucy Farrow chiama Seymour e lo convince a seguire le lezioni di Parham. William Seymour decide spinto da Lucy, decide di propagare questa dottrina. Lucy conosce una sua amica che si chiama Nellie Terry, che sta a Los Angeles e fa parte di una congregazione di un'altra pastora afroamericana, Julia Hutchins, a Los Angeles. Julia Hutchins invita William Seymour a predicare. È il 22 febbraio del 1906 quando William Seymour arriva a Los Angeles, nella parrocchia di Julia Hutchins. Julia Hutchins gli chiede di predicare lo Spirito Santo, ma non il dono delle lingue. Per circa un mese, quindi siamo proprio in questi giorni, tra l'altro, per circa un mese William Seymour, diciamo così, obbedisce, ma a un certo punto parla anche del dono dello spirito e del dono delle lingue. Julia Hutchins, questo diciamo, è il racconto classico della storiografia classica. Julia Hutchins allora gli toglie il mandato, per così dire, lo caccia fuori. Seguono dei giorni in cui soltanto pochi amici, questi che vedete scritti nella colonna destra, sono vicini a William Seymour. Dal 23 marzo al 9 aprile sono giorni molto intensi di preghiera, di digiuno. William Seymour vuole capire che cosa il Signore voglia da lui. Si ferma, si chiude nel cottage di questi Richard e Ruth Osbury, che si trova a Bonnie Press Street, questo delizioso cottage, che adesso un po' ovviamente il tempio un po' del pentecostalismo. L'ho visitato ed è delizioso, devo dire, è anche molto carino perché insomma ci sono ancora proprio il forno dove si cucinavano i biscotti, ma dove sono avvenute anche delle effusioni dello Spirito Santo molto importanti. William Seymour con questi suoi amici prega, chiamano Lucy Farrow, Lucy Farrow li raggiunge a Los Angeles, è
la sera del 9 aprile del 1906, quando Lucifero impone le mani e hanno in questo cottage effusione dello Spirito Santo. Una giovane ragazza, Julianne Ward, abbiamo visto prima, comincia a suonare il piano senza averlo mai studiato, comincia a parlare in lingue. Altre persone poi via via nei giorni successivi avranno fenomeni statici, guarigioni, tanto delle lingue. Arriviamo al 13 aprile, quando anche William Seymour riceve il battesimo dello Spirito. Le persone sono talmente tante che in realtà la balaustra del cottage di Bonnivore Street crolla. Quindi William Seymour deve trovare un luogo più grande, ad Azusa Street. In questo vecchio capannone industriale abbandonato lo risistema e diventa questa la Apostolic Faith Mission. In Azusa Street, a Los Angeles, qui in questo edificio, arriverà l'esplosione del pentecostalismo. Dalle 10 di mattina fino a mezzanotte, danze, canti, preghiere, digiuni, guarigioni. Sono chiamati Crazy Blacks, da alcuni sono anche visti un po' in modo critico, da altri sono visti in modo più positivo. Velocemente vi arrivo alle prossime diapositive, cioè stampa, no? Salvation for the Soul, Charles Parham, Pentecost has come, The Apostolic Faith Journal. Altri sono molto critici, alcuni il Los Angeles Times invece titola il 18 aprile del 1906, titola una selvaggia Babele di lingue con un resoconto molto critico su ciò che avviene ad Azusa Street. In realtà potrebbe essere molto negativo l'impatto di questo articolo, ma accade che quello stesso giorno c'è il terribile terremoto di Los Angeles, poi Los Angeles Times viene distribuito, c'è il terribile terremoto di San Francisco, e questo invece in qualche modo convince molti che è necessario il ritorno al Signore. È un'esperienza così forte che causa anche una rinascita spirituale. Quindi in realtà proprio questa predicazione pentecostale, che insisteva molto sulla necessità di convertirsi a Dio, no? Sono poi gli ultimi tempi, quindi convertiamoci, abbracciamo la fede del Signore, viene da alcuni letta anche proprio come una verità a cui aggrapparsi, e quindi c'è una grande esplosione del pentecostalismo, e già nel 1910 abbiamo i primi missionari pentecostali che partono un po' in tutte insomma, per evangelizzare, per portare l'annuncio della parola di Dio, e abbiamo anche la nascita delle prime denominazioni all'interno del pentecostalismo: l'Assemblea di Dio, la Chiesa del Vangelo Quadrangolare, la Chiesa di Dio in Cristo, che sono le primissime chiese pentecostali. Europeo. Adesso io non entro perché non voglio allungare troppo questa parte, però sarebbe molto interessante andare a vedere, eventualmente insomma, nel dibattito possiamo provare a vedere se riusciamo a recuperare anche queste informazioni. C'è un collegamento tra il pentecostalismo europeo e il pentecostalismo americano. Joseph Smile è un pastore battista che è in contatto con il revival gallese, ma è anche il pastore della chiesa in cui Julianne Moore porterà la sua testimonianza il 15 aprile, domenica di Pasqua, la sua testimonianza di ciò che era avvenuto nel cottage di Bonnivore Street. Quindi ci sono dei collegamenti interessanti, ma diciamo storicamente ci focalizziamo sul pentecostalismo europeo che nasce nel Galles nel 1904 da un revival soprattutto fra i minatori. E un revival molto 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 interessante predicato da Ivan Roberts, e un revival così forte che ha inciso anche sul tessuto sociale, cioè anche l'economia del Galles in realtà ha avuto delle ripercussioni dal fatto, per esempio, che i nuovi convertiti non bevessero più alcolici, non diciamo, avessero una vita moralmente molto più sobria, e queste sono anche diciamo, delle ricadute sociali interessanti. Purtroppo la prima guerra mondiale ha sterminato molto di queste prime generazioni di diciamo, tali come cristiani, purtroppo, ma poi il pentecostalismo europeo insomma, è andato avanti, anche se non sono delle cifre
enormi, ma è presente. Poi alcuni dicono pentecostalismo europeo, pentecostalismo in Europa. Queste sono delle varie discussioni che hanno gli scholars. Allora, io farei dunque. Prima di dare una pausa, magari un'apertura alle primissime, magari se c'è già qualche domanda, vorrei però, se mi consentite, in ancora 5-6 minuti, aprire soltanto, diciamo, chiudere qualche osservazione sui primi pentecostali e brevemente passare alla seconda ondata. Dunque, una parola sulla misura su questi primi tre revival. Allora, abbiamo detto che è la prima ondata di pentecostali, i cosiddetti pentecostali classici, e 1901, 1904, 1906. In realtà sarebbe molto affascinante continuare a parlare della vita di questi fondatori, perché in fondo la vita dei primi fondatori del pentecostalismo già anche in nuce presenta quelli che diventeranno i caratteri del pentecostalismo. Per esempio, una diffusione in strati sociali che avevano una cultura orale, e questo è un carattere che ormai il pentecostalismo ha perso, è diventato un pentecostalismo anche molto dotto, ma diciamo inizialmente c'era una grande diffusione proprio attraverso la tradizione orale, perché erano persone in fondo molto semplici. Diciamo il pentecostalismo ha nella sua storia dei primati, diciamo così, un primum, è la prima denominazione, il primo movimento cristiano fondato da un afroamericano, William Seymour. Ci sono delle chiese, come la chiesa del Vangelo Quadrangolare, che è la prima chiesa fondata da una donna, Emily Semple McPherson. E quindi sì, diciamo, queste sono oggi le classi un po' che noi chiamiamo socialmente svantaggiate, in realtà hanno avuto una grandissima incidenza, una grandissima ruolo. Quindi il pentecostalismo è interessante perché già nasce con una cultura orale che sarà importante anche nella teologia del pentecostalismo. In secondo luogo, nasce da fondatori che avevano già un background interconfessionale. Charles Parham era un pastore metodista, aveva avuto molte esperienze con chiese battiste, era sposato da un congregazionalista che aveva un padre quacchero, ma c'erano state delle interferenze di formatori, diciamo, anche di conoscenze cattoliche. Allora, nascono già come fondatori con delle storie molto intrecciate, diverse tradizioni cristiane, quindi portano questa loro multiconfessionalità anche nel movimento che vanno a fondare. Un altro carattere, ancora molto spesso, sono fondatori che non rimangono poi nelle chiese che hanno fondato, ma continuano il loro percorso. E di questo, per esempio, un altro carattere del pentecostalismo, che è questa struttura un po' a network, no? È un movimento, è un network. Quindi spesso i fondatori di una chiesa poi proseguono il loro itinerario anche al di fuori della chiesa che hanno essi stessi fondato. Quindi, diciamo, già nella storia, se si analizzasse ancora di più la biografia di questi personaggi, troveremo molti altri dati interessanti, anche il fatto che, dopo un grande successo, alcuni di loro hanno invece conosciuto momenti di grande abbandono da parte degli amici, grande solitudine, anche parte questo, insomma, un po' anche degli attacchi del nemico, diciamo così, o della debolezza umana, insomma, tante sono le storie diverse, però è interessante poi seguire la storia appunto di questi fondatori. La seconda ondata del pentecostalismo è quella che invece invade, per così dire, le chiese storiche, chiamata la Pentecoste, fuori dalla Pentecoste, perché con questa espressione si intende il fenomeno di quei cattolici, anglicani, luterani, metodisti, anglicani, che ricevono il dono dello Spirito. Quindi ricevono, diciamo così, l'effusione dello Spirito al modo pentecostale, ma rimangono nelle chiese storiche, per questo la Pentecoste, fuori dalla Pentecoste. Sono chiamati inizialmente neopentecostali. Poi sono stati chiamati, diciamo, recentemente carismatici, carismatici cattolici, il movimento carismatico.
Io non ci sono, ho 4-5 slide sulla nascita dei carismatici se qualcuno fosse interessato, però adesso le lascerei, diciamo, ho deciso di non commentarle adesso perché in realtà non riguarda la storia del pentecostalismo. Soltanto 2 o 3 note che sono queste. Prima, diciamo che come ho fatto giustamente detto, dietro ogni carismatico c'è un pentecostale, cioè. Le chiese storiche devono dire grazie ai pentecostali perché hanno imparato in qualche modo che cosa fosse il battesimo dello Spirito, come gestire l'esercizio dei doni dello Spirito dai pentecostali. E i pentecostali hanno donato alle chiese già un tessuto di esperienze che è un tessuto molto interessante, quindi hanno creato una disponibilità ad accogliere l'azione dello Spirito nelle chiese storiche. I primissimi a sperimentare il dono dello spirito nelle chiese storiche sono stati nelle chiese presbiteriane, nelle chiese episcopaliane, nelle chiese luterane, ma intorno al 1947-1949 spesso sono stati molto combattuti, sono stati ostracizzati, sono stati un po' ridotti al silenzio, qualcuno è stato anche insomma, mandato a consultare un medico. Ovviamente dobbiamo anche pensare che le chiese storiche forse non erano del tutto pronte all'ondata d'urto dello Spirito Santo che entra nelle chiese e cambia un po' i parametri. Quindi si può comprendere in parte la prudenza di queste prime chiese, dobbiamo anche riconoscere, diciamo, il coraggio, le sofferenze di questi primi carismatici che hanno pagato anche personalmente la loro esperienza. Nella Chiesa Cattolica il movimento carismatico è arrivato per ultimo, perché è nato nel famoso weekend di Duquesne dal 19 febbraio del 1967. Nella Chiesa Cattolica però è stato, diciamo, il riconoscimento ufficiale è venuto abbastanza presto, già nel 69 le conferenze episcopali inglesi e statunitensi riconoscono il movimento carismatico, e Paolo VI nel 73 invita i leader carismatici a Roma e poi nel 75 c'è questo grande incontro a Roma appunto del movimento carismatico. Quindi tardi arrivata ma ha avuto abbastanza velocemente li ha riconosciuti. Direi adesso un attimo di fare una pausa. Io interrompo la condivisione, vediamo se vi ritrovo tutti quanti. Questa è un'ottima notizia. Bene. Allora, perfetto, siamo perfettamente in orario. Allora, fatemi soltanto un attimo controllare la chat perché. Ma avete scritto moltissimo, perfetto. Allora, vi date un secondo, mi aggiorno sulle vostre chat. Noiosissimo. Gioioso, interessante, non si sente, non si sente, mi spiace, ma comunque era la storia appunto della Yodo Free Gospel Church. Molto interessante, con l'oggetto degli animassi, impressionante. Ok, perfetto. Perfetto, allora sulla registrazione magari ci sentiamo un attimo nella pausa, anche sulle slide. Bene. Allora, vi ringrazio di queste reazioni e sono contenta. Vi confesso che anche io lo trovo molto gioioso e molto coinvolgente, effettivamente. Poi, come vedremo, ci sono anche dei criteri di discernimento da attuare, come tutti i movimenti cristiani, diciamo così, ma effettivamente è un nuovo modo di porsi. Anche all'attenzione del mondo, no? È un modo molto gioioso, molto di impatto, cioè da imparare. Penso che come credenti, come professionisti, dobbiamo veramente porci la domanda, no? Sul significato di questi numeri, come dicevo prima, e di queste esplosioni di gioia. Allora, non so se ci sono delle domande. Noi, allora, fra mezz'ora circa andiamo in pausa. Non so però se ci sono intanto, possiamo fare una prima 10 minuti di domande, se c'è qualche curiosità. Allora, mi pare che per le domande abbiamo detto che eventualmente voi la scrivete e poi io vedo in ordine di come sono arrivate, vi chiamo.
Mi sentite comunque? Perché qualcuno diceva che non mi sentiva bene, perfetto. Ottimo, grazie. Vi ringrazio, tra l'altro vedo anche i vostri volti, questa devo dire è una vostra delicatezza di cui vi ringrazio, perché spesso si tende magari a oscurare e chi vuole oscurare può farlo tranquillamente, perché capisco molto, tra l'altro è un sabato pomeriggio, quindi insomma è anche normale che magari ci siano in famiglia, no? Magari chi vuole oscurare lo oscuri senza nessun problema, però vedo che siete anche in diviso, posso vedervi, questo anche mi fa piacere. Allora, se non ci sono domande, io a questo punto proseguirei e andiamo avanti C'è con una domanda, c'è Ah, una chiedo, domanda chiedo, appena mi scusi. arrivata. Allora, sì, la legge di tutte certe manifestazioni possono provenire dallo Spirito Santo o dal demonio, come discernere? Un domandone molto importante. Consentitemi di dire che, allora, certamente, innanzitutto, quando voi andrete avanti con questo corso e tratterete della teologia, avrete sicuramente le idee molto più chiare e tra l'altro la tratterete con dei relatori appunto diciamo, delle chiese pentecostali, delle chiese evangelicali e quindi vi invito a rivolgere anche a loro questa domanda. La mia risposta, diciamo, è questa. Non è mai semplice il discernimento e non è semplice, direi, in nessuna confessione cristiana, ma in nessuna tradizione cristiana è semplice discernere quella che può essere la libertà dello spirito, la relazione personale con Dio che è intima e che quindi può prendere mille colori, mille sfumature, da quello che invece può essere una esagerazione, un limite umano o qualcosa di più serio, una tentazione demoniaca, perché no? Quindi questo vale per tutto, no? Cioè io anche tra i cattolici, come posso pensare a delle espressioni, no? Che possono essere effettivamente, magari dal mio punto di vista, delle sensibilità esagerate, e altri le vivono bene, portano dei frutti. Quindi in realtà poi in questi casi è sempre opportuno vedere i frutti, ma lasciare poi anche alla fine davvero il giudizio a Dio, perché il percorso religioso è un percorso sempre così personali, però la domanda è più che giusta, più che lecita, interessante. Direi che è una domanda che le chiese pentecostali si sono poste per prime. Ci sono, diciamo, il pentecostalismo funziona una sorta di criterio ermeneutico intrinseco, è la comunità che comunque riceve lo Spirito, è la comunità che in qualche modo garantisce l'autenticità delle manifestazioni, una sorta di ermeneutica comunitaria che in realtà nella prassi, nel pentecostale funziona. Alcune chiese, poi alcuni network pentecostali sono più liberi, lasciano più al discernimento personale la valutazione. Ma molte altre chiese hanno delle strutture che tra l'altro hanno cominciato a sviluppare negli anni per sancire dei criteri di autenticità. Un criterio ovviamente è la Bibbia, ciò che diciamo, è biblico, comunque è autentico e il secondo criterio è il punto dei frutti, no? Dell'esperienza, dei frutti che porta. Ma ci sono anche proprio dei documenti, ci sono delle assemblee di Dio, per esempio l'Assemblea degli Stati Uniti, proprio recentemente, qualche anno fa, hanno pubblicato alcuni documenti sull'esercizio della profezia, per esempio, che sono dei veri e propri vademecum, dei documenti che indicano dei criteri, che indicano delle manifestazioni e dei criteri. Ci sono tanti teologi e anche pentecostali che hanno sentito la necessità di
scrivere alcuni criteri, no? Allora, dal primo che mi viene in mente, che era proprio il buon Jonathan Edwards, che non era un pentecostale, era un evangelicale, il grande predicatore del primo risveglio evangelicale, il Great Awakening, che scriveva i five marks per distinguere un revival realmente nello spirito e cosa invece non fosse autentico nello spirito, quindi dal 1740 agli ultimi, non so, mi viene in mente anche il teologo teologi pentecostali, Frank Macchia, mi viene in mente Cecil Ben Robeck, Veli Matti Kakkonen, diciamo alcuni anni fa, scrivono quali sono i tratti distintivi di un revival. Ci sono delle strutture sinodali in molte chiese pentecostali che sono proprio per discernere, quindi in realtà ci sono delle strutture interne che possono discernere. Rimane il fatto che in alcuni gruppi non sia semplice, ripeto. Però questo vale per il pentecostalismo come per tutte le chiese cristiane. Su questo magari però possiamo tornare più avanti, perché nella terza ondata ci saranno dei gruppi effettivamente più controversi, quindi probabilmente la domanda si riaccenderà e potremo ritentare una risposta, ma in questo caso anche se saranno ancora con me, coinvolgerei anche appunto sia il professor Napolitano che il professor Allen. Vedo altre domande? In Italia già sono assolutamente una serie di generi. Sì. Sì, allora, parto dall'ultima, è vero, il Cardinal Suness, che non a caso ho messo nella slide perché è stato anche il grande sostenitore del movimento carismatico nella Chiesa Cattolica. Grazie a lui abbiamo l'inserimento in Lumen Gentium dei doni carismatici, che sono tanto importanti quanto i doni gerarchici nella Chiesa. Sono note, insomma, nelle cronache del Vaticano II, le sue lotte con alcuni padri conciliari un po' più diciamo, tradizionali nelle loro dottrine. Anche Papa Francesco ha ripetuto molto questo. Anzi, voi sapete che Papa Francesco ha proprio istituito recentemente, circa un anno fa, questo Caris, che è una sorta di nuovo rifondazione delle chiese, dei movimenti carismatici all'interno della Chiesa Cattolica. Prima c'erano il Movimento dello Spirito, la Federazione delle Comunità Carismatiche. Papa Francesco le ha un po' riunite tutte quante per avere una sola corrente, poiché, come sempre lui ha detto, lo Spirito Santo è una corrente che attraversa tutta la Chiesa, quindi non è proprietà di nessuno. Quindi sì, assolutamente, la trasversalità del pentecostalismo è fondamentale. È presente, no? Come se ci si va verso una pentecostalizzazione, tra l'altro, di tutta la cristianità, e forse alcuni dicono verso una evangelicalizzazione del pentecostalismo. No, certamente lo Spirito Santo non contraddice la parola di Dio, per questo dico alla fine poi il criterio ermeneutico è un criterio, se volete, interno delle comunità pentecostali, però funziona. Nella mia piccolissima esperienza, però quando si è presenti, si ha la percezione se effettivamente autentica, o se è magari in qualche modo tirata, magari anche qualche volta un po' si crea un'attesa, no? Di una risposta. Quindi certamente chi è presente poi all'interno di una comunità, secondo me, ha anche una percezione, perché lo Spirito Santo dona anche il ricevimento dello Spirito. Tra l'altro, nella dinamica ecclesiale delle chiese pentecostali esiste il carisma del discernimento degli spiriti, che proprio discerne anche l'autenticità o meno, insomma, di alcuni doni. Quindi ci sono vari canali che possono garantire che viene attuato il discernimento. Con questo però, appunto, vi dico, commentando sulla terza ondata, riprenderemo il discorso. In Italia, allora, io vi dico, io ho visto un po' anche il panorama delle chiese pentecostali a Brescia, però sicuramente ci sono i due relatori pentecostali che sono più qualificati di me per rintracciare esattamente la tipologia delle chiese. Io ho visto che ci sono delle Assemblee di Dio a Brescia, ho visto che ci sono delle chiese Elim. Quindi sono già pentecostali, sostanzialmente pentecostali classici. Questa chiesa nigeriana non lo so. La chiesa, immagino che sia parte di quella che viene, immagino che sia un movimento neocarismatico, perché come vedremo la terza ondata apre molto anche al Global South.
essere uno di quelli, diciamo, una chiesa di immigrazione, ovviamente, perché in Italia il fenomeno è molto molto ampio. Ci sono anche tante chiese storiche, come chiese valdesi, per esempio, che ormai devono far vedere anche la loro prassi, la loro preghiera, o le chiese metodiste, perché le ondate di immigrazione sono molto forti, quindi le loro comunità oggi sono sostanzialmente frequentate in più da nigeriani, ghanesi, argentini, brasiliani. Quindi non conosco quale sia questa chiesa in particolare, questa chiesa nigeriana, però immagino che possa essere una chiesa, diciamo, di persone immigrate, e questa è una tipologia in crescita, una tipologia a cui il movimento ecumenico sta dando sempre maggiore spazio. Fede e Costituzione, la Commissione Teologica del Consiglio Ecumenico delle Chiese, nei suoi documenti sempre più spesso si riferisce appunto a questi nuovi modi di essere chiesa e alle cosiddette migrant churches, che sono un po' dei fenomeni appunto sempre più importanti, nel senso che a motivo dei grandissimi fenomeni migratori ci sono ormai delle chiese geoculturali, delle chiese nazionali, poi in tutte le altre parti del mondo. E quindi immagino sia una chiesa di immigrazione, oppure potrebbe anche essere comunque una chiesa di immigrazione sotto la tipologia non soltanto di migrant churches, ma sotto la tipologia di quella che viene chiamata oggi la reverse mission, la missione al contrario, nel senso che sempre più spesso abbiamo una cristianità attiva, un cristianesimo esuberante nel Global South, nei paesi dell'Asia, dell'America Latina, dell'Africa, che sostanzialmente tornano, vengono in Europa e evangelizzano gli europei. Nei paesi scandinavi ce ne sono moltissime. Una di queste, per esempio, è la Church of Pentecost in Ghana, che è ghanese. Tra l'altro è una chiesa molto bella, con diciamo, un grande spirito familiare proprio al suo interno, ormai presente in tutto il mondo, e in Cile anche efficacemente. Noi abbiamo qui a Roma una Church of Pentecost in Ghana. Tra l'altro, con il Centro Pronione abbiamo attivato dei progetti di scambio di ambone molto interessanti. E sono loro che stanno rievangelizzando la vecchia Europa, un po', diciamo così, un po' secolarizzata, un po' tiepida dal punto di vista religioso. Ah, grazie, ottimo, non sapevo. Mi vedo adesso che sono presenti anche esponenti della Chiesa del Vangelo Quadrangolare. Vi ringrazio, non so chi siano ma vi ringrazio. Ah, ecco, vedo una mano alzata. Salve, grazie della vostra presenza. Sì, diciamo che mi sembra che Kirsten è un personaggio che a me affascina molto, no? Grandissima, personaggio carismatico, veramente, no? Grandissima guaritrice, una donna anche molto bella, ma una storia affascinante, devo dire, e un messaggio interessante, una delle primissime chiese. Mi fa molto piacere, grazie della vostra presenza. Dunque, io mi sembra che non ci siano altre. Non ci siano altre. A questo punto chiedo, forse a Don Andrea, avevamo pensato a una pausa alle 16. Don Non so Claudio. se vogliamo fare adesso. Don Claudio, scusi. scusi. Oh, sono a posto. Non so se vogliamo fare anticipare adesso la pausa o viceversa, facciamo un quarto d'ora ancora e poi. Ma se Ve ne farò ancora un quarto d'ora e vuole poi la anticipare la pausa. pausa, anticipiamo la pausa e poi riprendiamo dopo. Non so se poi diventa troppo lungo, se no posso introdurre la terza ondata e Ecco, la poi. introduce e poi fa la E pausa alle e poi 16 facciamo la riprende. pausa, così se vi D'accordo? eravate organizzati. Ecco, io ne Perfetto. approfitto per dire che mi assento per andare a celebrare e poi ritorno e ci rivediamo verso le 5. Grazie. Perfetto. Le affidiamo le nostre intenzioni allora, una Va preghierina. bene, che lo spirito soffi. La ringrazio, a più tardi. Quindi, arriviamo alla terza ondata. Quindi, prima ondata per i pentecostali classici, seconda ondata carismatici nelle chiese storiche. La terza ondata è un'ondata molto più complicata di quelle precedenti. Ed è un'ondata più difficile da decodificare, sicuramente. In questo senso, consentitemi di dire che, come dicevo qua, la nostra metodologia è veramente ermeneutica, perché dobbiamo cercare di capire come si va complicando questa mappatura del pentecostalismo.
Penso che sia interessante, proprio per collegarmi alle domande fatte sul discernimento, vi dicevo che mi piace inserire un po' la metodologia ecumenica. Allora, nel dialogo cattolico-pentecostale, ufficiale, nel dialogo teologico, noi abbiamo una metodologia particolare che si chiama la metodologia delle hard questions. Le hard questions sono le domande cattive. Allora, a un certo punto noi, per metodo, ci dobbiamo fare delle domande cattive. Per quale motivo? Non per farci del male, ma al contrario, proprio per dire, ci sentiamo abbastanza fiduciosi del fatto che siamo incamminati in un percorso di mutua conoscenza in vista di un valore importante che è l'unità della Chiesa, e quindi ci sentiamo autorizzati anche proprio a mettere il ditino sulla piaga e dire: spiegami questa cosa, io non l'ho capita, non mi sembra funzionare. E allora ti formulo una domanda cattiva a cui tu devi rispondere e vediamo se mi convinci o meno. Questa metodologia si è rivelata in realtà molto fruttuosa perché veramente consente di avere un dialogo molto onesto. E in realtà, per questo mi ricollega alla domanda, io vi confesso che ormai sono appunto due mandati in cui io sono nel dialogo cattolico-pentecostale, alla fine le hard questions sono diverse, ma il nucleo fondamentale è un po' sempre lo stesso. Cioè, noi cattolici continuiamo sempre a chiedere ai pentecostali: dimostrateci che avete dei criteri di discernimento. Perché a noi sembra che voi sì, diciate che avete dei criteri di discernimento, però alla fine vediamo tanta libertà che qualche volta ci sembra un po' eccessiva. Quindi dimostrateci che realmente avete, diciamo, sotto controllo la situazione. La domanda che sempre i pentecostali fanno a noi cattolici è quella: dimostrateci che ci credete che lo Spirito soffia dove vuole, perché a noi pentecostali sembra che in realtà voi cattolici in realtà cerchiate sempre di imbrigliare questo Spirito, no? Cercate sempre di istituzionalizzare il carisma, cercate sempre di scrivere un documento sul corretto uso dei doni dello Spirito della Chiesa. E quindi i pentecostali in fondo hanno sempre questa difficoltà nei nostri confronti, dire: dimostrateci che ci credete, non spegnete lo Spirito, dimostrateci che mettete in pratica questo versetto. Allora, vi dico che nel corso degli anni, nel dialogo, ci siamo dati delle risposte convincenti, ma in fondo, forse proprio nel DNA di cattolici pentecostali, rimane una zona proprio in cui dobbiamo ancora crescere nella mutua comprensione. Ecco, come cattolica, vi dico, probabilmente la terza ondata è un'ondata di pentecostalismo in cui ci sono dei movimenti controversi. Per un cattolico a volte può essere difficile capire la fisionomia, vi dico però anche che anche per i pentecostali, molto spesso i pentecostali, nei confronti di alcuni movimenti della terza ondata, trovano difficile un discernimento. Alcuni sono favorevoli, altri sono un po' meno favorevoli. Quindi effettivamente è un'ondata talmente complessa che non è semplice da sceverare. Diciamo che nasce la terza ondata negli anni Ottanta, quando uno studioso afferma che lui non è né un pentecostale classico né un pentecostale denominazionale, quindi sono qualcosa di diverso, sono un terza ondata. Il nome è già esemplificativo, si chiamano i terza ondata, i third waivers, perché sono denominazioni, gruppi o network pentecostali che si percepiscono con un'identità molto più fluida. E quindi come una terza ondata all'interno del pentecostalismo. Nel tempo verranno poi chiamati neocarismatici, più avanti verranno chiamati neopentecostali, quindi sostituendo il nome neopentecostale che avevamo visto all'inizio era attribuito ai carismatici. E poi c'è stata anche una serie di altri termini utilizzati, post-carismatici, post-pentecostali, diciamo che poi si infittisce anche un po' l'elenco dei termini, e non sempre chiarissima il profilo di ciascun termine. È in questa terza ondata che
gli evangelicali e i pentecostali cominciano ad interagire, cominciano anzi quasi quasi a sovrapporsi in molti movimenti, in molte congregazioni, in molti network. Quindi è questa terza ondata che piano piano esplode un po' questo fenomeno di chiese e network che sono sia pentecostali che evangelicali. In realtà dal punto di vista, diciamo, della teologia, non entro nello specifico perché sarà oggetto appunto della trattazione successiva, ma diciamo soltanto per un dato così descrittivo, la teologia rimane fondamentalmente la stessa, che è di matrice riformata, ma che è quella del pentecostalismo classico, ma con delle sottolineature un po' diverse. Per esempio, il battesimo dello Spirito non è sempre visto come un'esperienza che accade istantaneamente nella vita, percepibile, databile, con l'evidenza del dono delle lingue, ma per esempio possono essere accettate diverse effusioni dello Spirito in diversi momenti, con diversi anche segni, o con nessuna evidenza. A volte si può avere il battesimo dello Spirito senza l'evidenza del dono delle lingue. A volte il dono delle lingue viene interpretato nel senso di una lingua nuova, cioè di un linguaggio nuovo. Allora magari ci sono persone che hanno ricevuto il dono dello Spirito, il battesimo, e sono entrate in un silenzio di adorazione. Magari dicono: quel silenzio di adorazione per me era una nuova lingua, era un linguaggio nuovo, e quindi era, diciamo, quella nuova lingua che io ho acquisito con l'effusione dello Spirito. Per cui è una teologia più, diciamo, che riprende il pentecostalismo classico, ma l'insieme è anche da alcune varianti. Il movimento diventa più geoplastico, la geoplasticità del movimento è uno dei caratteri, quindi questa capacità di interagire con le culture locali e di incarnarsi nelle culture locali. La terza ondata è più estatica, ci sono movimenti che insistono molto sulle visioni, sulle profezie, quindi è diciamo, dal punto di vista dei fenomeni è molto estatica ed è sempre più interconfessionale, è sempre più questo network che lambisce da diversi bacini di tradizioni cristiane. Diciamo che in terza ondata sostanzialmente sono, come si dice, vision based, cioè non è tanto la congregazione che nasce da un fondatore, si sviluppa, si propaga, ma piuttosto sono dei network collegati da una visione comune, che può essere un tipo di ministero, che può essere un tipo di esperienza statica. Ci sono in questa terza ondata alcuni movimenti che sono stati movimenti di particolare impatto. Nello schema che voi avete, che vi ho dato, ci sono alcuni nomi: Welfare Movement, Prophets of Kansas City, Toronto Blessing, Faith Movement. Io vorrei commentare due di questi, magari però dopo la pausa, commentare brevemente due di questi movimenti, ma più che altro per capire un po' la dinamica, cioè come in questa terza ondata si crea un movimento e un network così ampio che poi diventa ovviamente impossibile da classificare. Allora, dicevo, un teologo pentecostale, in realtà è difficile classificare il pentecostalismo perché nel momento stesso in cui diciamo, la scienza teologica, la scienza fenomenologica riesce a catalogare un'esperienza, lo spirito è già andato avanti. Quindi non riusciamo mai a definire entro dei parametri, dentro una terminologia, l'esperienza carismatica. Quindi, diciamo, in questa terza ondata questo è evidentissimo. Abbiamo tanti gruppi con nomi diversi, con esperienze diverse, che davvero una classificazione è veramente difficile. Però, come si dice appunto, di questo parleremo nella prossima puntata e andiamo avanti. Leggo una lia. Sì, non so se sia una domanda sulla glossolalia o se non lia. Glossolalia è il dono delle lingue, una lingua diversa, che può essere anche sconosciuta. Xenolalia o xenoglossia sono quando si parla una lingua che esiste ma che non si è mai studiato. Non abbiamo gli schemi, non si sente benissimo. Allora, sull'audio posso provare ad alzare un po' le casse, sugli schemi ne riparliamo. Sono le 4:05, avevamo pensato a un 20 minuti di pausa, elastici, insomma, ci rivediamo più o meno fra 20 minuti, d'accordo?
Grazie, più tardi. Allora, è il tempo per un buon tè. A dopo. A dopo.